Mio padre pensa anche stamattina che sei andato. Sta in diretta. Domani però lo prendiamo, cioè ci andiamo a reclamare. Comunque prendo un attimo la sigarettina. Spera che ti ho regalato. Va bene. Me la lascio a te perché mi fa venire il mal di pancia. Però già sono tanto stressata di mio. Quindi se mi continuo a stressare con queste sigarettine, proprio. Vabbè, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Non concedere a tuo figlio qualcosa. Come si chiamano? Elf bar. Gelf. Bar, Jeff Bar, non so come si pronuncia. Comunque lo sai io che devo fare? I video ASMR. Non ho capito. Non sai cosa sono, vero? No. Quindi poi. Potresti provare così magari non ti devo sentire tutto il giorno. Dovresti. Vedi, è uscita una cosa, una legge, che se i cani abbaiano tutta la notte possono essere. Multati. Sì, padroni, quindi è un buon problema per Ma non ce l'hai un cane. me. Ma che stai dicendo, King? Ma Capito, non sei della padrona. che Cioè, sì, stai soltanto su di? carta, però. Ma che stai di? Un attimo affidato tutto a papà. Un attimo, 10 anni. Ma Oddio, mi dovessero multa a me. non ce l'ho. Mi dovessero multa. Mi dovessero multa tutte queste cagnoline che ho. Mannaggia. Che faccio? Facciamo un ricorso. Che hai ragione tu. Ce l'hai l'attacco. Ce l'hai No, l'attacco. senti, se puoi sempre vincere a carta, sasso, forbice, prima della partita, fai al tuo avversario una domanda totalmente casuale, come ha mangiato una melanzana intera e perché probabilmente la persona confusa butterà giù forbice. Oh, esistono le sottilette alla Nutella. Le Lo sapevo. compriamo? Oppure esiste il bicchiere che raccoglie le bevande? O il tostapane trasparente per vedere la cottura giusta del pane. Oppure la presa con dentro la polunga già incorporata. Sincera, ti preferivo quando non avevi Instagram. Comunque, Oppure mia cugina ha riaperto il suo profilo Instagram. Domani ve la taggo. quando tutti noi studenti dobbiamo avere l'evidenziatore che ti permette di sottolineare. Non ho capito, non voglio capire. Già Comunque ho sentito l'evidenziatore. Io tu non voglio passi. pensare alla Tu scuola. passi dalla mia cesta un altro, a chi non ha follow, a chi non gli frega niente di Mia cugina. a chi Chi è che parla, mio cugino? Come ti sei trovato al Kennedy? molto bene, vuol dire. Benissimo, regà. Bene, ve lo consiglio. Senti, questa è verissima. Chi vive fidando si muore tradito. So io, Sì, la storia bravo della mia pure. vita, guarda, la Sì. Sì. storia della mia vita. Però per fortuna sono io che ci sono io.
Comunque sto filtro mi lascia. Che sono cattiva. Maligna. Oh! Carino. Per fortuna ci sono io che non. Non ti metti in testa a cari, eh? No. Sono le profumi di Pomerania. Noi ce ne abbiamo troppi, basta. E ascolta. Per fortuna. No, io sono profumo la faccia. Senti, odora! Secondo me sei te che ce l'hai in casa. Non è possibile. Ma non siamo mai stati a casa mia. E fidati. Oh, ma perché ci avete così tanto da parlare? Volete essere belle come me? Sto scherzando. Scherzo. Cautela. Ciao Tommy! Ma prima stavi da noi? Non è bello che non ti saluti? Chiedo Venia. Senti quanto parlo bene. È la mia influenza. Fuori caldo traffico e devi parlare con la gente a casa, divano, condizionatore, frigo, cammini scalzo e TV. Ecco perché, io vivo dentro casa. Vedi, chiuso per ferie dal 21 al 28. Guarda. Si legge cose assurde. Infatti, non mi ci fa pensare, guarda. Cosa, io ero bella pure prima. Cioè. Concordi? Questa è sempre bella. Sì, è bellissima. Cioè, mi sveglio che so bella e vado a dormire che so bella. Di tutte. Mi vedi tre anni fa, ero comunque una stella, cioè. La più intelligente. Poi hai detto. Io non è che so di parte, eh. Posso andare avanti con 1500. La più bella, la più intelligente. La più dolce, sì. La più corteggiata. La più di altre cose? La più mi devo ancora andare a fare la doccia, raga. Infatti vai che andiamo a. No, io non ho sonno, dai, sono triste. Non è vero, sei come tu. Ho scritto puzzo di pesce, senti un po' odora. Eh? Odorami il ginocchio, senti se puzzo di pesce. Sì, no. Perché sei triste? Perché mia cugina non mi interetta. Non è vero. Sono 20 anni che ti interetto. Quasi. Ciao, cuore. Mi fanno ma sai aspirare, no, guarda. Mia sorella dice che le belle devono essere sempre felici. Ah, è vero. Mia cugina dice che le più belle sono duresse. Come
comunque ho paura a partire perché hai visto 5.000 euro, vado... i cosi, il virus. 18 anni ce l'hai dei bello perché io tra esattamente oggi che numero è? 26? Sì. 3 giorni. Ma no, tra 3 giorni. Però 3 giorni è tuo compleanno. Io non mi sento pronta. Ma poi chi è? Mi sento pronta che tra 3 giorni non ho più 18 anni. Ah, madonna, tanto. C'è il beauty world da teenager. Io continuerò a dire che ho 18 anni. Se no c'è la gente che tipo 19 anni è grande. Io ci faccio tipo i ragionamenti di ragazzi. Sono 23. Ma è 25 tra 4 giorni. Sei una Popeyes, 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 sei una Popeyes. Beh, a Gallipoli no. Sei. Dove l'ho presa? L'ho presa, com'è che si chiama? Che cosa? L'ho preso questa? Sbarra la nave. Io poi dovrei fare tipo una vaccinata esaurita il programma della mia vita. Io sono più esaurita di te. Orare Asia, le esaurite. Es la ora del caffè. Sei della Lazio o della Roma? Mm? Io. Lazio, eh? Chi è? Sotto frega di te. Niente. Mi frega meno di lei, quindi. No, fa venire mal di testa, vi giuro. No, non la prendete. Comunque non posso fare le dirette a quest'ora, lo sai perché? Lo sai che poi queste unghie sono tutte mie natural. Cosa amica? E non posso fare dirette a quest'ora perché c'è tutta gente esaurita, frustrata dalla vita e non riesce a dormire che hai pensieri per la testa. Brava. Ci sono io e si sfogano con me. Esatto, più. Quindi non posso fare dirette a quest'ora, non posso combattere con quattro esaurite. Già sono esaurita di mio. Dire zi qua, zi qua, zi qua, zi qua, troppo, troppo matte. Comunque per dormire mi faccio le trecce così mi rimangono i capelli mossi. Non sto. È la... io non so come si chiama, lo giuro. Gef G E E K Jack Bar. Lo so che sono invidiosa, però... cioè... da sera sputo invidia da altre parti, perché non ce la faccio. Amica, io vado a dormire, buonanotte. Dai. Non ce la faccio più. Gusto melone. Cocomero. È cocomero, no? Sì. Mm-hmm. Sa di melon, regale le chewing gum. Guarda. Ti ho detto che abbiamo troppi cani, basta. Ma i dalmata sono carini. Chiedi se i dalmata sono carini. Ti
Prego, basta, Cani, non ce la faccio più. Family Baldari, non stai al nice. La moglie te. Ah, mio. Potete capire che io e mia cugina viviamo in simbiosi. Quello che lei pensa, io già l'ho pensato. Quello che lei dice, già l'ho detto. Quello che lei vede, già, cioè, proprio in simbiosi. Tranne sul sonno. Sì, lei c'è sempre sonno. Io? Ma no, io dormo 5 ore a notte per colpa tua, perché io, cioè, tu mi fai dormire alle 2 alle 3, però io poi ce la sveglia presto. Vabbè, e quindi... Senti, ma user 345. Per cortesia, sappiamo tutti che è una cavolata, quindi per cortesia. Che cosa? Dopo te lo dico. Torno domani a Roma, volete invece quando torni al nice? Io penso io, sabato. No, vi giuro. Sei come me. Lo vedo, sì. Ah, mi prendo un altro chiodo. Ci fa vedere tua cugina, no, è troppo brutta. No, no. Comunque. Una ragazza molto timida. Sono molto vergognosa. Dovresti imparare a fare massaggi, così almeno mentre fai diretta mi fa il massaggio ai piedi. Grazie, amica. Aurora, di dove sei? Quanti anni hai? Un Casio. Tre moto. No, che figo, calcola che vendo una cosa su, cioè, dell'Apple, che tu la puoi mettere in valigia e ti geolocalizza la valigia. Certo, sì, dicelo. Sono tipo dei cosetti così. Sono dei cosetti sì così dell'Apple, io ce l'ho a casa. Però cioè non è che va nella valigia, li puoi mettere pure in macchina. Io vabbè, vabbè, perché psicopatica. Dove li mettevo? Psicopatica che sono. Però sì. Pure tipo le chiavi della macchina. Di Frascati. Beh, io comunque ce l'ho a casa. Poi ti ridò se ti servono per la valigia. Per il cervello. Un Casio. Tremoto. E un casco integrale. Oh mamma, mamma. Quando hai fatto il tatuaggio? Sì, il tatuaggio di farfalle io l'ho fatto. C'ho 15 anni. No, 16. Tre motto. Quanto ci hai messo a prendere il patentino? 8 mesi. Ma che dici, accendo l'aria a casa? Fa un po' caldino, mo. Proviamo a dormire. Già compiuto 9 anni. Sono ancora bebè. È vero, l'anno scorso questo era loro. 18 anni, regà, sono brutti. Cioè, è brutto quando diventi grande.
È brutto perché senti responsabile. Quanto sono responsabili da 10? Tantissimo, mi dimentico di far mangiare mia sorella. Allora ce ne siamo andati al sushi, no? Tutte contenti, tutte come... Andiamo al sushi. Ok, andiamo al sushi. Noi ovviamente ci portiamo mia sorella al sushi, ma lei non mangia sushi. Quindi lei ha pranzato con un tortino e le patatine. Dettagli. Poverina, brava, brava. Diciamo che Maria Sole fame non ci potrà mai morire perché no. Mangia troppo. Non avete capito, mia sorella è un pozzo senza fondo. Senza fondo. Senza fondo. 29. Oh yeah. Comunque quest'anno non festeggio il compleanno perché vabbè l'ho fatto l'anno scorso. Anche perché 19 anni già. Vabbè. A 19 anni fanno ride. 20 allora, anni festa. Sì. 19 è una data brutta. No. 19 21... è andata. 21. No, 21 che è? A me non piace il disparo. Ascolta. Perché in realtà è la seconda maggiore età perché in attivo in America diventi maggiore, non ha 21 anni. Se ne freghi diventa 20. 20, poi bisogna festeggiare. No, perché 20 anni non sei più teenager, quindi farò tipo che ne so, un cartellino di teenager. E poi perché, cioè, è troppo bello festeggiare il compleanno. Vabbè, posso andare a dormire? Ok, lasciami da sola. Ok, grazie. Allora ragazzi, visto che sto da sola, vi invito tutti a casa di Asia. Dimmi la via. Guarda, già tanto c'è sede. Ma io qua ci vivo. Mi sono trasferita. Perché tu hai scelto. Ti amo. Che dici? Apri la finestra accendo l'aria? Apri la finestra. Dici l'aria è troppo. Io ho un mal di testa allucinante. Infatti, ma io ho paura però. Sì, ma magari le rubano, guarda. No, però vedi, non abbiamo comunque. Se ci rubano ci riportano dopo 2 minuti qua. Però ascolta, quando tu chiudi la porta. Ma vai a ricordarti una cosa, una sola. Perché... Antifurto. Brava. Eh sì, però come faccio? Mi svegli, la metto se no. Pesco al limone. Eh? Pesco al limone. Io? Pure io. No, basta che mi svegli. Se vuoi. E poi fammi pensare tipo fare un'altra cosa. Non ho ancora quella doccia. Ah. Tanto io lo so che appena entrerò sul letto, tu ancora non avrai iniziare a dormire. È qui che ti sbaglio perché sto morendo però. Sto dormendo proprio. Devi chiudere questa porta, la devi chiudere a chiave. Quale? Quella che è da ricavere. Questa? Sì, a chiave perché io ho paura. E devi accendere questa lucetta. Dai. E poi mettiamo un antiporto. Ma accendila subito la luce, no? Veramente qua dentro è una banca. Non so, chiavi, serrature, antifurto. Luce accesa, così dava l'impressione ai ladri che siamo svegli. Accendete in allora. Ma che... No, perché stanno tutte. Ma tu hai visto invece io come ho lasciato camera mia? No, ascolta, perché stanno tutte avvetrate, si vede, no? Vabbè. Ah sì, certo. Ciao bella. Allora sto facendo apri la finestra. Sì, perché tanto ho un mal di testa, è fresco. Io c'ho un mal di testa allucinante, ma è quella buffetta. Ma tanto perché è fresco, quindi sta un bene stasera. Poi comunque male che faccio il mio dare, ma non credo ci sia bisogno. Io comunque mo 5 minuti stacco la diretta e vado a fare la doccia. Mi lascio le mani sotto. Già lo so. Vivo qui. Non abbiamo più scritto quel messaggio. Meglio così. Ti ha spiegato. Che bello, metti la sveglia alle 11. Mai fatto in vita mia. Non mi svegliare. Hai capito? Vabbè.
No, scherzo, noi facciamo i pancake. Quindi svegliami. Ciao amica. Buonanotte, Amio. Buonanotte, Amio. Son come te. Lo vedo, sì. Sei come me. Lo vedo, sì. Quella è carina. La nostra ragazza di le Barbie è una bionda e una mora. Quindi una strega e una princess. Mamma, che fai sveglia? Io sono sempre sveglia, bello. Lo vedo, sì. Sei come me. Io sì, ce l'ho un account Vinted. Solo, cioè, avevo anche venduto un sacco di cose. Solo che non so, cioè non mi andava di fare i pacchi, spedire le cose altre, quindi sono rimasti tutti là. Ti devo aiutare io. Vedi, perché io sono piena di cose. Lo devi fare. Io te lo giuro che ho veduto tutto. Tutto. Io non so tu, io non so tu, cugina, io ti ho parlato della tua tutrice, non lo so come ti chiamo. Ti chiamo Tutor. Eh? Ti chiamo Tutor. Quello sicuro, guarda, se non fossi per te sarei una depressa. Quanti tiri avevo? Questa. Ne ha 400, mi pare. Sì, ma non ve la comprate, fanno venire mal di testa, ve lo giuro. Il mio tatuaggio preferito. Vuoi che ti faccio i pancake? No. Qual è il tatuaggio che preferisci su di me? Quali, quelli che ho? Le farfalle. Mi piacciono un sacco. Poi... No, però c'è tutti carini. E mi piacciono le stelle. E quello ho fatto molto hot fly. Lo so. No, non è che sta fatto male. Non è un significato. Adesso belli. Thank you, Amio. Sono tutti i belli delicati. Fai pancake. No, a me non vanno, mia cugina non vanno. No, non abbiamo preso i pancake sotto. Ah, li ho lasciati in macchina. È l'unica cosa che devi fare. No, non è vero, te l'ho messo nel frigo, che dici? Oh. Tu ci pensi mai, tipo, che ne so, ma sei a dormire? No. Sono pure con voi. Tipo, che ne so, ti servono le hits, non hai le hits, stai a casa senza hits e guardi la diretta di una che si fuma un IQOS. Quanto puoi rosica? Cioè, tipo, che ne so, queste vorrebbero fumarsi la puff. Pensa che bello quando invece tu vedi una persona che vuole dormire e quanto la invidi? No. Io la voglio. Ho 7 tatuaggi. Io così, però sono tutti nascosti. Tranne questo. Domani mattina gli faccio il ginseng. Grazie, Amio. Prego. Vedi, ho scritto sto rosicando perché. Sono furba, perché ci penso a queste cose? Che qualcuno magari la vorrebbe fumare. Io ve lo giuro. Quanti tiri avrò fatto? 15 tiri?
ho un mal di testa. Però queste cose, vi giuro, cioè una... non ce la fai a staccarti. Non ce la fai proprio, ve lo giuro. A me li blu, cioè li blu. Gli anni del liceo, primo anno, sciallissimi. Secondo anno pure scialla, cioè. Terzo Covid, quindi praticamente non l'ho vissuto. Quarto anno pure metà Covid, metà scuola, ma pure quello. Quinto anno ho frequentato poco, non avevo l'obbligo di frequenza, quindi. Però comunque c'è, cioè, il liceo, se... cioè tra media e liceo tutta la vita, le medie a me non mi sono piaciute per niente, invece il liceo sì. Allora, vi giuro, l'acne non ce l'avevo più, vi ho messo la foto ieri, mi sembra, avevo messo la foto del prima e dopo, vi giuro, il dopo l'avevo scattata la foto una settimana fa, perché comunque vedevo i progressi, solo che ultimamente sono stressata da morire, sto mangiando solo schifezze, ma, cioè, no, tipo, ok, regole, sono schifezze, proprio gelati, quindi un po' mi sono riuscita. Non avevo l'ora di coscienza, perché io facevo la serale. Comunque la serale la fai se hai un lavoro, se comunque il tuo giorno è occupato da qualcos'altro. E ci vai la sera. Mi manchi troppo cuoricino, ciao! Ci andavo comunque di sera, ma non c'era proprio l'obbligo tutti i giorni, capito? Però facevo anche le verifiche e tutto. C'era comunque tanta scuola. Beh ragazzi, io vi saluto, sono stanca. Mi devo ancora fare la doccia. Quindi...